Ora, un altro importante contributo teorico sulle città metropolitane dal professor Roberto Camagni. Grazie. Autorità, signori sindaci, signore e signori, buongiorno a tutti. Grazie alla rete delle associazioni industriali metropolitane per avermi invitato a questo importante momento di riflessione che è sorprendentemente uno dei primi in questa fase di riforma istituzionale che si organizzano nel nostro Paese. E mi sembra che questo momento di riflessione sia iniziato per il meglio. L'idea di dotare le grandi aree metropolitane dei Paesi con un loro nuovo e diretto sistema di governo e di nuove pratiche di governance. Naturalmente non è nuova ed essa nasce da due esigenze fondamentali chiare a tutti. Un'esigenza di competitività territoriale, un'esigenza di qualità territoriale. In Europa esiste una data, a mio avviso, che è molto significativa sul momento in cui si è presa coscienza della centralità delle aree, delle grandi aree urbane. È il 1985, quando il presidente Delors lanciò il progetto di grande mercato unico europeo. Dall'85 al 1992 tutte le economie europee hanno sperimentato forse il più lungo periodo di continua espansione degli investimenti e in particolare degli investimenti delle grandi società multinazionali, finanziarie, industriali, commerciali, in Europa e dove in Europa? Attraverso le porte dell'internazionalizzazione dei territori, che sono le grandi città metropolitane. È da quel momento che le grandi città, escono dalla crisi degli anni 70, crisi di deindustrializzazione, e si rilanciano come centri di nuova direzionalità, finanza, professioni liberali, terziario avanzato. Bene, quel periodo che premiò tutte le grandi città terminò nel 92, proprio quando il single market, il grande mercato unico, fu lanciato. E questo la dice lunga sull'importanza dei messaggi, sull'importanza degli annunci affidabili. 7 anni di grossissimi investimenti. Bene, successivamente gli investimenti si ridussero e poi si rilanciarono a partire dalla fine degli anni 90. Ma attenzione, si rilanciarono come? In modo estremamente più selettivo, premiando alcune città e penalizzandone altre. Alcune città continuarono, alcune grandi città continuarono il loro sviluppo, il loro successo. Altre restarono al palo. E attenzione, fra queste le città italiane. L'arretramento continuo delle nostre grandi città in una gerarchia urbana europea da quegli anni ad oggi è, come dire, nei numeri. E a questo dobbiamo porre rimedio. Quindi sicuramente l'elemento e l'obiettivo competitività dei territori, ne ha parlato molto bene il professor Barber, ma anche l'elemento di qualità ed efficienza dei territori. Attenzione,
proprio la forza delle grandi città metropolitane, unita al fatto che la loro centralità chiama investimenti in grandi reti di comunicazione e trasporti, e che la centralità stessa ha un significato simbolico forte, ha determinato in tutte le grandi città metropolitane uno sviluppo tumultuoso, l'accorpamento di territori circostanti, la saturazione di vasti territori anche lontani. Bene, questo processo è avvenuto, come dire, mostrando le difficoltà di un sistema di pianificazione territoriale che ovunque è un sistema frammentato, a meno che non vi sia una forte autorità metropolitana. Ovunque la contraddizione fra successo economico e tendenze alla riduzione della qualità territoriale sono stati chiari, e il sistema di pianificazione territoriale non è stato in grado di affrontare questa sfida. Oggi abbiamo una grande occasione. Dopo essere stato un oggetto misterioso per 30 anni, come diceva il sindaco Renzi, abbiamo la possibilità davvero di realizzare le città metropolitane. Però, attenzione, se guardiamo a come appare oggi il disegno di legge del Rio uscito dalla discussione della Camera, dobbiamo renderci conto che c'è ancora molto percorso ancora da percorrere. Molti elementi non sono ancora stati chiariti. Su molte parti esistono fragilità e debolezze che rischiano di far divenire questa occasione un'ennesima occasione mancata. Che cosa sono le città metropolitane che escono da questo disegno di legge? Attenzione, somigliano maledettamente alle province. Enti già deboli, che naturalmente si indeboliscono ulteriormente attraverso appunto la natura di enti di secondo livello. Enti istituzionalmente deboli, come si dice nella relazione al disegno di legge, enti governati dai sindaci che prestano la loro attività gratuitamente, senza risorse aggiuntive di sorta per questa funzione. Le funzioni assegnate sono quelle delle città, delle province, con qualche aggiunta. Con quelle delle province sono citate la pianificazione territoriale di coordinamento, infrastrutture interne, mobilità, ambiente, rete scolastica. A queste si aggiungono alcune novità. Guardiamole in faccia queste novità. Primo, il piano strategico metropolitano. Benissimo, strumento importantissimo, ma c'è bisogno di una riforma istituzionale per fare i piani strategici metropolitani? L'esperienza recentissima di Bologna ha mostrato come un piano strategico metropolitano si possa realizzare con successo, senza attendere riforme di sorta. Teniamo conto che il piano strategico è soprattutto un piano di indirizzo e di coordinamento, ancora una volta, non è un elemento istituzionale forte. Secondo, la promozione dello sviluppo, benissimo, ma senza risorse, come ho detto. Terzo, la pianificazione territoriale generale. Sì, ma non si va oltre questa indicazione. Si dice si possono porre vincoli all'azione di singoli comuni, sì, ma poi dopo sono i comuni che gestiscono questa funzione. Sì.
E poi la funzione appunto di pianificazione territoriale viene dimenticata nell'articolo 1 quando si elencano le finalità istituzionali, in barba alla centralità di questa funzione. Inoltre, e qui un altro punto di estrema debolezza, se si volesse passare all'elezione diretta di una nuova dirigenza politica, e attenzione, come diceva il professor Barber, c'è una questione anche di democrazia, oltre che di efficienza e di governo del territorio, la legge impone lo smembramento del comune centrale in piccoli comuni, anche se questa norma è stata parzialmente limitata nel dibattito alla Camera. Questa dello smembramento della città metropolitana è una vecchia e, a mio avviso, sbagliata idea dei primi anni 90 che viene riproposta. Sostanzialmente si indebolisce la città centrale per costruire una città metropolitana che abbiamo visto essere già debole. Vediamo molto brevemente tre punti. Pianificazione territoriale di area vasta, come dicevo. Funzione fondamentale, il timore è che questa funzione stia subendo lo stesso destino che si vuole per le province stesse, cioè un sostanziale ridimensionamento. Non se n'è parlato, non se ne parla granché, ed è una funzione fondamentale in questo momento. Certamente una funzione di pianificazione territoriale può essere ben assegnata anche a enti di secondo livello, come dimostra l'esperienza francese delle communauté urbaine, però a precise condizioni, che siano definite delle forti competenze, che si assegnino e si attribuiscono competenze e risorse dai livelli superiori e inferiori, cioè dal livello regionale e dal livello comunale. E questo non accade nella proposta, non accade assolutamente. Sostanzialmente che ci siano delle giustificazioni perché sulla adeguatezza del sistema che si vuole proporre, che sostanzialmente la pianificazione territoriale non diventi soltanto una pura funzione di conferma di decisioni comunali sostanzialmente autonome. Occorrerebbe, a mio avviso, indicare precisamente nella legge che per pianificazione territoriale si intende una pianificazione di struttura, come con un termine che è già presente in molte leggi regionali, come è stato proposto, secondo me, molto bene da Luciano Vandelli. Secondo, lo scorporo del comune centrale. Si dice lo facciamo perché altrimenti, come dire, sindaco e sindaco metropolitano eletti direttamente potrebbero, come dire, entrare in conflitto l'uno con l'altro. La mia risposta è: uno, perché utilizzare questo strumento che era nato con altri obiettivi, e cioè di ridurre il conflitto potenziale fra sindaco centrale e sindaci di corona, sindaci di cintura? Perché usare questo strumento, come dicevo, sbagliato? E poi, per dirimere i conflitti, è possibile farlo chiarendo precisamente differenziazione funzionale e adeguatezza territoriale del livello a cui le funzioni sono assegnate. Inoltre, questa condizione, a mio avviso, rinvia e rende ancora più difficile il passaggio eventuale all'elezione diretta, che naturalmente non è un obiettivo da raggiungere subito, ma deve essere un obiettivo di lungo periodo, di democrazia. Sul numero delle città metropolitane, qui vi do solo due numeri. In Francia le communauté urbaine sono state proposte, definite, incentivate, monitorate per 50 anni. Esistono da 50 anni. Bene, si è deciso di passare alle métropoles e due settimane fa sono state realizzate per legge. Ne hanno realizzate tre. Parigi,
Lione, Marsiglia, Aix-en-Provence. Noi, con un dibattito di meno di un anno, ne stiamo proponendo 18 aumentabili. Non è pensabile, non è pensabile. Chiudo con un suggerimento. Io ritengo che, quale che sia il percorso della legge, so che ci sono molti emendamenti adesso al Senato che vanno nella direzione che io indicavo, voglio suggerire una importante azione politica da assegnare ai sindaci delle grandi città, che prendano un'iniziativa politica, i sindaci, definendo qual è la loro idea di statuti metropolitani. E in questi statuti metropolitani introdurrei alcuni obiettivi che la legge non dà, ma che sono fondamentali in questo momento, non solo in Italia, e alcune competenze. La prima, pianificazione territoriale di struttura. Secondo, una competenza delegata dalle regioni e dallo Stato sulla fiscalità delle trasformazioni immobiliari. La legislazione sugli oneri di urbanizzazione, la tassazione degli oneri attraverso gli oneri di urbanizzazione è la più bassa d'Europa. E questo è una sperequazione nei confronti appunto di quello che accade in altri paesi, non copre neanche i costi delle urbanizzazioni primarie, attenzione, e costituisce anche una sperequazione dal punto di vista della tassazione rispetto ad altri settori, per esempio i settori industriali manifatturieri. Un esplicito obiettivo di riduzione dei consumi di suolo attraverso un riorientamento dell'attività edilizia sulla rigenerazione urbana. Un obiettivo di semplificazione ed efficientamento della gestione delle aree produttive, housing sociale, riuso del patrimonio edilizio non utilizzato e infine l'istituzione, e questo penso che alle associazioni industriali interessi molto, sulla scorta dell'esperienza francese, l'istituzione di un consiglio di sviluppo da associare alle nuove strutture della città metropolitana in cui siedono le parti sociali, economiche e culturali. Sull'esempio francese, un consiglio di sviluppo. E infine la proposizione di credibili ed efficaci procedure per la partecipazione dei cittadini. Anche qui sulla scorta di quello che ad esempio a Lione si fa dal 2003, una charte della partecipazione. Sono tutti questi temi su cui per il momento il disegno di legge è totalmente muto. Grazie.